Buonasera, buon sabato e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Si conclude il primo giorno di consultazioni del professor Mario Draghi, che oggi ha incontrato la Lega e il Movimento 5 Stelle. Abbiamo ribadito il concetto che quando e se si formerà un nuovo governo noi ci saremo sempre con lealtà, ha dichiarato il capo politico Movimento 5 Stelle Vito Crimi dopo le consultazioni con il Premier incaricato. Il nuovo governo deve avere un'ambizione solidale, ambientalista, europeista e partendo da quello che è già stato realizzato. Dobbiamo guardare sempre il bene dell'Italia, quindi nessun rammarico. Vediamo se si dovessero creare le condizioni perché il Paese sia messo in sicurezza al più presto, ha dichiarato invece il Premier uscente Giuseppe Conte fuori Montecitorio dopo le consultazioni. Noi non poniamo condizioni, altri lo fanno, vedremo quale sarà la nostra condizione, né sulle persone né sulle idee. Il bene del Paese deve superare l'interesse personale e partitico, ha invece dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini al termine dell'incontro con Draghi. Nessuna tassa, semmai una pace fiscale per aiutare i cittadini. Molto tempo lo abbiamo impiegato sullo sviluppo e la crescita, conclude. Parliamo di Covid e del bollettino odierno del Ministero della Salute in Italia, che registra 13.442 nuovi contagi su 282.407 tamponi effettuati. I decessi del giorno sono 385. Ancora in calo i ricoveri, le terapie intensive sono 32 in meno, 2.110 in totale, mentre i ricoveri ordinari sono 167 in meno, in totale 15.408. Il tasso di positività nazionale quindi scende al 4,75%. Il ministro Speranza ha intanto firmato il decreto per autorizzare la distribuzione degli anticorpi monoclonali approvati dall'AIFA. Sono anche arrivate all'aeroporto militare di Pratica di Mare, quindi a Roma, le prime 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca. Ed ha superato intanto quota 1 milione il numero di italiani che ha effettuato anche richiamo vaccinale. L'indice RT resta stabile quindi allo 0,84%, mentre il tasso di positività è risalito. Restano invariati i colori delle regioni. A commentare la settimana di contagi però è Gianni Rezza. Ascoltiamo. L'incidenza dei casi di Covid-19 nel nostro paese scende leggermente rispetto alla scorsa settimana, ma è ancora elevata, circa 273 casi per 100.000 abitanti. Mentre l'RT è lo stesso della scorsa settimana e si fissa intorno a 0,84. Per quanto riguarda il tasso di occupazione delle terapie intensive, siamo intorno al 26%, quindi di poco al di sotto della soglia critica. In alcune regioni si registra però la circolazione di varianti virali, per cui è necessario prendere dei provvedimenti particolarmente restrittivi, soprattutto nei comuni colpiti. Per il resto bisogna continuare a tenere dei comportamenti prudenti. L'andamento epidemico in Campania registra oggi nuovi 1.546 casi nelle ultime 24 ore, di cui 147 identificati da test antigenici rapidi, 1.319 gli asintomatici e 80 i sintomatici. Il totale dei tamponi effettuati è 19.325, di cui 3.001 antigenici. 9 i decessi registrati nelle ultime 48 ore. Parliamo anche del report dei posti letto su base regionale, che prevede 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 108 occupati e 3.160 i posti letto di degenza ancora disponibili. Lancia l'allarme il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, per il costante aumento dei casi di positività al Covid-19 nella sua cittadina. Ascoltiamolo. Stiamo verificando in questi giorni un incremento dei contagi nella nostra città. Per il passato ci attestavamo intorno ai 30 contagi al giorno, 25-30. Negli ultimi 3-4 giorni siamo arrivati a 90 contagi. È un dato che deve preoccupare e deve indurre a comportamenti adeguati che noi abbiamo sempre suggerito ai nostri concittadini. Semplici precetti. Indossare sempre le mascherine, evitare assembramenti, lavaggio accurato delle mani e anche nelle visite con i parenti, nell'accogliere qualche amico a casa, sempre nel rispetto del decreto, avere la massima precauzione.
Solo così noi potremo uscire da questa situazione terribile, anche in considerazione che partirà tra pochissimo un'intensa stagione vaccinale. Novità per quanto riguarda i vaccini e le scuole anche per la città di Avellino, quindi questa volta ascoltiamo le parole del sindaco Gianluca Festa. Ho appena terminato di effettuare un sopralluogo con i funzionari della ASL qui presso la tendostruttura del Campo Coni per organizzare il sito nel quale verranno effettuate le vaccinazioni. Contiamo di partire nella settimana che prende il via il prossimo 15 febbraio. Questa è una bella notizia per tutta la nostra comunità. Chiaramente si comincerà dagli over 80, ma auspichiamo che poi in breve tempo si possa effettuare la vaccinazione per tutta la nostra comunità. Ne approfitto stamattina anche per comunicarvi che è mia intenzione posticipare di almeno un'altra settimana la ripresa in presenza delle lezioni per le scuole superiori. Non ravvedo in questo momento le garanzie per la sicurezza della salute pubblica della mia comunità e quindi ancora per 7 giorni le scuole superiori continueranno le lezioni in DAD. Una giornata importante per i diritti, la libertà e la giustizia. A Napoli il sindaco Luigi De Magistris, insieme all'assessore alle pari opportunità Francesca Menna, l'assessore ai giovani Alessandra Clemente e l'assessore al welfare Giovanni Pagano, ha inaugurato la Casa delle Culture e dell'Accoglienza per le persone LGBT, una struttura comunale su 3 livelli che accoglie un centro socioculturale polifunzionale e la prima residenza comunale in emergenza d'Italia per le persone vittime di discriminazione o marginalità sociale. La struttura sarà gestita da una cordata di associazioni con il supporto dell'Ordine degli Psicologi della Campania e del nuovo Teatro Sanità. Ascoltiamo i dettagli e le voci dei protagonisti. Oggi è una giornata straordinaria per i diritti, per la libertà e per la giustizia. La prima casa gestita interamente dal comune, per dare rifugio e accogliere le persone LGBT vittime di violenza, soprusi, abusi, discriminazioni violente. Ovviamente per ragioni di tutela non vi sveliamo il luogo, ma anche il luogo è un segnale del cambiamento dei tempi. Qui questa città crede nei sentimenti, nella fratellanza, nella solidarietà, nella giustizia e nel tendere una mano a chi è in difficoltà, applicando la Costituzione, le persone che vengono prima di tutto. E quindi oggi è un giorno importante, ci abbiamo lavorato molto, abbiamo superato ostacoli burocratici, amministrativi, una grande volontà politica in cui la Costituzione, i diritti e il capitale umano prevalgono su tutto. Ancora un caso di revenge porn che investe inoltre un minorenne. Delle chat a luci rosse da parte di un trentenne di Castel Volturno ai danni proprio di un quattordicenne. I carabinieri della compagnia di Ischia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti dell'uomo ritenuto responsabile dei reati di adescamento di minorenni, tentata pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico commessi nei confronti del quattordicenne. Le indagini hanno permesso di ricostruire che l'arrestato dallo scorso febbraio 2020 aveva adescato il minore attraverso dei social, inviandogli foto intime e tentando di ottenere dallo stesso esibizioni pornografiche attraverso videochiamate e messaggi. L'attività investigativa è scaturita da una dettagliata denuncia della madre della vittima. Le indagini eseguite con escussione di testimoni, perquisizione e sequestro di apparecchiature informatiche e consulenze tecniche hanno inoltre consentito di rinvenire nello smartphone del trentenne un ingente quantitativo di materiale pedopornografico costituito da 114 immagini e 136 video.
Giornata negativa per i nuovi contagi Covid in tutta la provincia di Caserta. Dopo due settimane di discesa, i pazienti attualmente positivi tornano a superare i 3.000 casi. È ciò che emerge dal report quotidiano dell'ASL di Caserta, che ufficializza così 177 nuovi casi su 2.328 tamponi processati, con un tasso di positività che sale al 7,7%. I guariti sono soltanto 63, gli attualmente positivi 3.069, con un aumento quindi di 111 unità. I decessi sono 3 nelle ultime 24 ore, a Bellona, Maddaloni, San Felice e a Cancello. I casi maggiori sono stati registrati a Sessaurunca con 19, Casapulla, Caserta e Caianello con 7 e Maddaloni con 8. Un dramma che continua a consumarsi, quello legato alla morte del piccolo Gianni, il bambino di 2 anni, ucciso lo scorso martedì a Castelvolturno. Il compagno della madre continua a respingere le accuse, affermando che il bimbo sia caduto dalla culla, ma quando è arrivato all'ospedale Pineta Grande riportava numerose lesioni che facevano pensare a una violenza domestica. L'uomo, nel corso del lungo interrogatorio a cui si è sottoposto, assistito ancora una volta dal suo legale, ha fatto emergere particolari di violenza domestica consumatesi tra le ristrette mura dell'appartamento proprio ad opera della compagna 29enne. È psicopatica, già in cura, lo ha picchiato in diverse occasioni, ha dichiarato, accusando così la donna. Gianni è caduto dalla culla, non l'ho ucciso, ho cercato solo di rianimarlo, anzi lo ha anche accompagnato all'ospedale. Durante la consueta attività di controllo economico del territorio e di contrasto ai fenomeni illeciti, i finanzieri della compagnia di Capua hanno individuato un'area di circa 2.500 metri quadri nei pressi di Castelvolturno, in cui erano stati sversati legalmente oltre 200 metri cubi di rifiuti pericolosi. Scarti di lavorazioni, legno, plastica, metalli ferrosi, pneumatici fuori uso, ancora guaine, bidoni contenenti vernici, bombole e pezzi di auto fuori uso che con l'esposizione agli agenti atmosferici avrebbero potuto provocare gravi danni irreversibili a tutto l'ecosistema. Il responsabile dell'illecito sversamento è stato subito denunciato alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. L'area è stata sequestrata ed affidata in custodia giudiziaria al responsabile del settore pianificazione e programmazione ambientale e territoriale del Comune di Capua, in attesa delle operazioni di bonifica. Passiamo come di consueto anche allo sport. In questi minuti il Napoli sta giocando la sua gara nell'anticipo del sabato contro il Genoa in trasferta. Parliamo però di Serie C, Girone C. Ripercorre le belle tappe della sua carriera il rossoblù Mattia Matese, che giovanissimo ha firmato in settimana il suo primo contratto da professionista con la casertana fino al 2023. Ascoltiamo proprio il giocatore e le sue emozioni. Sono molto contento di aver firmato il mio primo contratto da professionista. Una sensazione bellissima, proprio perché è il lavoro che ho sempre desiderato fare da bambino e che spero farò ancora per moltissimi anni. Un ringraziamento speciale va al presidente D'Agostino, al direttore e in particolare al mio procuratore Paolo Palermo, che mi ha assistito. Nel giugno del 2017 ho firmato il mio primo tesseramento per la casertana. Ricordo la prima volta che venni in prova sul campo a Santa Maria a Vico e andai con una maglietta bianca della pizzeria e un pantaloncino bianco. Al primo impatto il mister mi vuole cacciare perché giustamente diceva: ma da dove viene questo, come si è presentato? Quando poi in quella partita, non mi ricordo, feci 2-3 gol, cosa che adesso difficilmente faccio, e convinsi sia il mister che la società a puntare su di me. Ho fatto la prima parte dell'Under 17 per poi passare in prima squadra negli ultimi 2-3 mesi con Mister D'Angelo, che mi diede la possibilità di allenarmi con il gruppo e far parte della prima squadra. La prima presenza che ho fatto tra i professionisti è in Coppa Italia a Livorno, con una sensazione bellissima giocare davanti a tantissime persone, quando l'anno prima giocavo nella scuola calcio, quindi per me è una sensazione stupenda. È cambiato che soprattutto il mio modo di pensare, perché anno dopo anno mi pongo sempre degli obiettivi e cerco di raggiungerli, anche perché vorrei fare del calcio il mio lavoro, soprattutto per aiutare anche la mia famiglia, quindi anno dopo anno ho sempre più fame per arrivare a livelli alti. Mio padre mi ha sempre dato tutto fin quando ha potuto, poi negli ultimi anni ha smesso di lavorare,
hanno licenziato, quindi ho dovuto aiutare la mia famiglia andando a lavorare dopo gli allenamenti, cosa che facevo fino a settembre-ottobre di quest'anno. Quindi questo per me è un motivo d'orgoglio, perché non è facile, non è stato facile, ma sono fiero e lo farei altre mille volte. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i programmi in prima serata alle 21.30, torna il Paredo 91 per un viaggio nella musica, si parlerà delle più belle hit del 2021 ed anche un salto nel passato con le canzoni da ricordare del 1984. Per le informazioni di Teleprima invece appuntamento come di consueto domani, ore 6.55 live con la rassegna stampa. Buona serata.